Benvenuti o bentornati su Profumi di Nicchia, il canale dove abbiamo l'ambizione di iniziare a dare degli odori alle nostre emozioni. Giustamente, tutti voi vi aspettavate che oggi uscisse il video alla rosa. Anche io a dire il vero. Purtroppo però, come spesso accade quando si provano a fare delle cose nuove, si sbaglia, si hanno ritardi e ci si incazza. Non poco. E proprio per questo, alla fine di questo video vi rivelerò una super novità a cui stiamo lavorando da qualche mese e che spero vi farà piacere. Tornando al racconto degli ultimi giorni. La mia reazione da persona tranquilla e posata mi ha fatto capire che anche da questa situazione di disagio si poteva tirare fuori qualcosa di buono. Infatti, per distrarmi, per calmarmi, la cosa che ho fatto è stato iniziare a riempire le fialette per i kit. E mentre ero letteralmente immerso in uno dei tanti profumi alla rosa e anche nei miei mugugni, ho pensato: ma guarda che piano piano ti stai calmando, non ti tremano più le mani dalla rabbia. Sarà anche merito del profumo? Da qui mi è balenata in testa l'idea di provare a sviluppare, in maniera estremamente personale, questo tema relativo alla capacità dei profumi di calmarci, di farci tornare il buon umore, di farci stare bene o in senso più lato di trasmetterci un'emozione. Sia chiaro, esistono trattati di aromaterapia molto più validi ed oggettivi di quanto sto per dire, dove si spiega che un certo odore ha determinate e oggettive proprietà sulla nostra psiche, la lavanda e il neroli, così per citarne alcuni. Ma siccome in questo canale non parliamo di oli essenziali, ma di profumi fatti e finiti, nel video di oggi dimentichiamoci della vendita, del suggerimento, e mettiamo quella che è l'esperienza mia e non solo in merito al tema profumi ed emozioni. Ne ho scelte 10, ma ce ne sarebbero tante altre, e di tutte cercherò di andarvi ad offrire una spiegazione personale. Così magari pensate: ah, ma lo voglio anch'io un profumo che mi trasmetta, boh, che so, la sensazione di casa. E la prossima volta che andrete ad annusare, cercherete proprio qualcosa che vi ricordi la vostra dimora, specie se lontana. O se così non fosse, male che vada, provo a strapparvi una risata. Partiamo subito con un elemento che per me deve essere distintivo del profumo che indossiamo tutti i giorni. So dentro di me che ci sono delle note che mi stampano il sorriso in faccia quando le vaporizzo. Sarò banale, ma sono gli agrumi. In particolare il mandarino, che ogni volta che lo sento mi trasmette, non so, una sensazione di felicità, dei bei ricordi, ora legati alla famiglia, ora agli amici. Ve l'ho infatti messa come prima scelta della mia primavera, una fragranza incentrata sul mandarino. Vi ho decantato mesi fa il mandarino di laboratorio olfattivo creato da Jean-Claude Lena, e oggi potrei parlarvi di mandarino di Sicilia di Perris, così per dirne uno. Ma siccome il mondo è bello perché è vario, ho chiesto a Fede, quello che per intenderci non sa riconoscere qual è il megamare vero da quello falso, quale profumo gli mette allegria. E lui ha risposto: Pear Inc., la pera molecolare di Juliette. La frutta, gli agrumi, le note più fresche e frizzanti, sia per me che per lui, sono quelle che ci mettono di buon umore, indipendentemente da cosa pensino gli altri. Inoltre, Pear Inc. è anche un profumo persistente, dalla lunga durata, e che si fa notare non rinunciando però a questo carattere sbarazzino e molto giocoso. Ammetto che per questa emozione ho avuto delle difficoltà. La moda, il parere delle altre persone, infatti, ci influenza ancora più che in altre circostanze. Magari ci è andato bene un colloquio di lavoro, o per chi ci va ancora un esame all'università, e finiamo per legare in maniera inconscia il nostro successo anche a una determinata fragranza, e la viviamo come se fosse la nostra maschera di Batman, grazie alla quale possiamo sconfiggere qualunque cattivo. Riprendendo però il buon Bill e il suo monologo che ha fatto storia nel cinema, dovremmo cercare qualcosa che, più che Batman, ci faccia sentire come Superman, che la maschera la indossa quando è Clark Kent. Tutto questo pippone per dire che qui siete alla mercé di voi stessi. Io, per esempio, mi sento più sicuro quando indosso delle cose un po' più classiche da adulte, come per esempio il vetiver, il cuoio o in generale tutti i legni, dal momento che ritengo me stesso, nonostante la calvizie incipiente, un ragazzo e non ancora un uomo. Sempre però note che non siano troppo complesse, dal momento che comunque mi reputo una persona abbastanza pane e salame. Ne dico giusto due: Checkmate di Frapen e Super Cedar di Byredo. Ma se devo scegliere, scelgo Super Cedar, perché è semplice, perché si adatta ad ogni occasione, e cosa che io non avrò mai, mi trasmette un senso di ordine ed organizzazione.
In più mi fa venire in mente i disegni che facevo con le mie prime matite colorate, le mie prime carandash, a metà fra le elementari e le medie. Ma qui stiamo già entrando nella dimensione romantica. Tuttavia, se fosse Lud a farvi boostare la fiducia in voi stessi, o piuttosto anche in Marron Glacé, sentitevi liberi di far arrivare a tutti l'odore che più preferite. Beh, qui c'è solo l'imbarazzo della scelta. Potrei citarvi Stockholm 1978, Sartorial, un classicissimo Original Vetiver o un altrettanto classico Millesimo Imperial, ma ovviamente anche il profumo di JFK, The Original di Ethan Bob. Ma il mio cuore, tanto lo sapete già, è nelle mani del Duca. Quando lo vaporizzo, sento la voce di Arianna e delle sue amiche che esclamano: "Oh, che buono!" Ma non l'ho scelto per questo. È stato come un colpo di fulmine mentre facevo i primi corsi sui profumi. Ammetto in realtà che il primo giorno ero bello carico per Saint-Sébois e anche sulla pelle mi faceva sentire come se avessi un frac, anche se avevo la mia classica maglietta con sui panda. Ma sentivo che mancava qualcosa, ed era infatti il fiore, in particolare la rosa. E questo twist di note polverose, speziate, originalissime ed eleganti l'ho trovato appunto nel Duca e non l'ho mai tradito in tutti questi anni. Perché ogni volta che devo sentirmela vado di Duca e posso avere anche appunto la maglietta coi panda e o il mio magico poncho, ma mi sentirò comunque il più elegante nella stanza. E qui potrei tirare fuori la qualunque, anzi in realtà ve l'ho già tirata fuori in questi mesi. L'ispirazione che ci trasmette un profumo può essere legata a un viaggio, a un film, a una canzone, a un libro, e chi più ne ha più ne metta. Per i viaggi la lista è infinita. Cosume il primo, Seble l'ultimo, ma anche Foglio di Tabacco, Tulsi Vivà e chi più ne ha più ne metta. Idem per i film, in cui la nostra fantasia può galoppare. Qui vi ho già propinato il rapporto fra Megamare e Jack che annega mentre il Titanic affonda, ma su Instagram ho dato il peggio di me. Da Pulp Fiction a 007, dal Diavolo Veste Prada a Moulin Rouge. La vera sfida quindi è trovare un profumo legato ad una canzone, o meglio, un profumo che ci parli con le stesse parole di un determinato pezzo. Ho ricevuto settimane fa una mail in cui una fan sfegatata di Vasco mi chiedeva delle fragranze ispirate alle sue canzoni. Avendo io la fortuna di avere un amico che coi profumi ci azzecca davvero poco, ma che si è fatto quasi una dozzina di concerti di Vasco, mi sono appunto confrontato con lui. E la sua risposta è stata: se scelgo un pezzo, scelgo Siamo solo noi. E come la canzone, il profumo deve essere netto, senza compromesso, una cosa che si ama o si odia e che vive di estremi, dove non esistono grigi. Ci aggiungo anche, e questa è farina del mio sacco, che deve essere un odore in grado di conquistare trasversalmente più generazioni a livello cronologico e che non distingue in uomo o donna. La mia risposta quindi, a livello di note, era necessariamente il sandalo. Sì, ma quale? La scelta era quindi fra Santa L'Austral di Meter Premier e Tantrico di Laboratorio Olfattivo. E, omaggiando Rewind, la scelta è caduta sul profumo creato da Lucien Ferrero, appunto, per Laboratorio Olfattivo. Una fragranza che, come Vasco, o si ama alla follia, o davvero non piace. E rispetto anche a tanti sandali, mi azzardo a dire che anche un pelo più rock and roll e moderno, sebbene il creatore abbia celebrato con Tantrico il sandalo del Misore, che è la nota più classica e storicamente elegante per antonomasia. Ecco, qui iniziamo a capire quanto l'olfatto sia importante nelle nostre vite. E non mi riferisco al diffusore del vostro salotto, alle candele che ogni tanto accendiamo. Se io penso alla casa, non penso alle quattro mura, ma penso piuttosto alle persone che la casa la abitano. Siccome mio papà è di naso buono e fortunatamente per lui porta i profumi più disparati senza problemi o senza rovinarli, non può essere evocato attraverso un singolo odore. Devo necessariamente spostare i riflettori su mia mamma, che negli ultimi 40 anni ha sempre usato gli stessi 3-4 profumi. Dopo Calandra di Paco Rabanne prima del 2000, che ha usato penso per 20 anni, sono arrivati due fiori di talcati di Penaligons, la vecchia versione di Elizabethan Rose e la violetta. Quest'ultimo profumo lo identifico così tanto con lei che le ho promesso che se mai un giorno riuscirò a realizzare il sogno di creare una linea tutta mia, il primo profumo che creerò sarà uguale, identico a questo, che ahimè e ahi lei, è quasi 5 anni che non si trova più da nessuna parte. Le ultime bottiglie del nord Italia le ha prese
tutte mia mamma 5 anni fa e tranquilli che non le trovate. Se invece vogliamo aggiungere un altro profumo che mi ricorda casa mia, non quella dei miei genitori, è Milo, che con le sue note candide di giglio mi trasmette la stessa identica emozione narcotica che provo quando entro a casa fra marzo e aprile, comunque piena primavera, quando abbiamo sempre qualche Lilium in casa. Prima di continuare con la sesta fragranza, vi ricordo che se oltre ad un fiume di emozioni siete in cerca di un fiume di profumi, potete trovare una miriade di video che fanno al caso vostro iscrivendovi al nostro canale Profumi di Nicchia. E per restare aggiornati su tutte le novità di questo mondo profumato, vi ricordo di schiacciare sulla campanellina, che dalla prossima settimana sarà fondamentale. Qui si potrebbe scrivere un video di un'ora solo per osservare il ruolo delle essenze nel campo della meditazione. Già abbiamo affrontato il tema dell'incenso insieme e dell'utilizzo dei suoi effluvi in moltissime religioni, e quindi abbiamo anche già parzialmente toccato questo aspetto emotivo legato alle fragranze, un aspetto che rimane saldo e costante nei secoli e in ogni punto del globo. Tuttavia, un incenso di cui non avevo ancora avuto occasione di parlarvi è quello di Oman Luxury, che porta il nome di Samaram, anche se alcuni di voi lo possono conoscere come Incense Royal. Non sarà come bruciare del palo santo, ma il potere meditativo che esala dalle volute incensate di questa fragranza, unite alla parte più morbida del fondo mieloso ambrato, non è da sottovalutare. Aggiungo anche che potete trovare una nota un po' più clean, un po' più fiorita di geranio e di giglio, due miei vecchi amori, ad aggiungere quel pizzico di freschezza che bilancia alla perfezione il profumo. Avrei voluto, in totale onestà, parlarvi già dell'Encense Extreme di Andy Tower, ma aspetto il giorno in cui il nuovo sito sarà online e finito e funzionante per potervene parlare con maggiore cognizione di causa. Arriviamo ora alle sensazioni più ricercate quando scegliamo un profumo. E partiamo da quella che stavo appunto cercando io qualche giorno fa. Una fragranza in grado di calmarmi, qualcosa per rilassarmi. E per fare ciò ritengo perfette le note aromatiche. E non mi riferisco soltanto a quelle di Ace o simili. Un po' perché, per sentito dire, la lavanda, che è un'aromatica, ha un fortissimo potere rilassante. Un po' perché i gel da massaggio li fanno con la canfora e con il mentolo. E un po' perché Vre, ispirato all'aroma di una spa secondo Fragonard, è ricco, anzi ricchissimo di note aromatiche. Ma se non c'è qualcosa di strano, sapete che in fondo non mi diverto. E quindi, il profumo che ritengo perfetto per trasmettere un senso di tranquillità è Stade 17. Dove troviamo? Dragoncello, calamansi, geranio, note fruttate di cassis e un po' più acidi di rabarbaro, che a me, non so perché, dà sempre l'idea di una persona che sorride. Queste note poi vengono avvolte ed unite dalle infinite sfumature che un agrume unico come il bergamotto può offrire. Si tratta di un profumo sofisticato, tranquillo, perfetto quando si è in cerca di un momento di intimità con noi stessi, così come, per esempio, sempre degli stessi due creatori francesi, A Quiet Morning. Chiariamo subito che quando intendo qualcosa di romantico penso alle coccole la mattina svegli con la propria dolce metà nel letto, piuttosto che l'abbordaggio, per quanto raffinato, in un locale. E a questo proposito ho deciso di raccontarvi una delle storie più belle mai accadute in negozio. Era il Natale 2019 ed entra questa signora, ammetto, un po' pazzerella. Doveva infatti fare 4 regali, 4 profumi a 4 persone diverse, ma non voleva l'onere di decidere a chi andasse ciascun profumo. Così, una volta scelte le 4 fragranze, Pacific Rock, Nirmal, Vetiverio e Via Camerelle, la signora mi guarda e mi fa: impacchettali tutti con la stessa carta e troviamo una parola per descriverli, che così li scelgono da soli in base alla parola che li descrive. Il termine scelto per Nirmal era proprio abbracciami. Le delicate e polverose note di violette di iris adagiate su questo cuoio vanigliato e morbidissimo, quasi una pelle scamosciata, trasmettono perfettamente l'idea di quel calore romantico racchiuso in un abbraccio. Potevo mettere anche qualche molecolare, note parfum su tutti, ma non potevo non tirarvi fuori una storia come questa. Prima di passare a quello che per molti è l'unica vera dimensione di un profumo, soffermiamoci un secondo su quella che è la più affascinante.
L'olfatto infatti analizza sia odori brutti che odori belli, sia felici che tristi. Quando ho pensato a questo aspetto, il primo odore a cui ho pensato sono le saponette basile che usava mio nonno, o meglio, che vendeva mio nonno, quando ero bambino e che uso io tuttora. Me lo fa tornare in mente ogni volta che mi lavo le mani, è vero, ma non era abbastanza toccante come racconto. Allora Martina mi fa: guarda che una volta una ragazza è letteralmente scoppiata a piangere in negozio dopo aver sentito Violet Hyde, perché, a detta sua, le ricordava i trucchi che usava la nonna, che lei andava sempre a usare quando era bambina. La prima volta che l'hanno usato, l'effetto Madeleine è stato così devastante che è scoppiata in lacrime, senza saperlo, e capendo solo in un secondo momento l'associazione del profumo con i trucchi della nonna, anche perché era stata ben guidata da Martina verso quella direzione. E siccome era legato al pianto, il karma ha voluto che piangessimo anche noi. Infatti, la bottiglia si è spaccata durante le riprese e infatti io in mano non ce l'ho. Ma se la scelta di un profumo già è personale, figurarsi la scelta di un profumo che ci aiuti a piangere. Magari sono io che sono pazzo, ma sono convinto che fra di voi qualcuno che accompagni i propri pianti, o in generale dei momenti no, con una fragranza lo riusciamo a trovare. Scrivetemi, se così fosse, nei commenti quale fragranza preferite quando volete / dovete piangere. Concludiamo la sfilza di emozioni con quella a cui i profumi vengono quasi sempre associati, ossia l'essere sexy. Per questa emozione ho chiesto ovviamente ad Arianna, secondo la quale molti dei profumi che metto sono da macho boy. Sì, ma quali? In generale, sulla mia pelle fanno questo effetto le note agrumate e speziate, tra gli ultimi appunto Citrus Batikanga che vi decantavo qualche video fa. Quindi, nulla di estremamente potente e assolutamente nulla di particolarmente sofisticato. C'è poi un marchio, che arriva dalla lontana Australia, le cui fragranze con la mia persona, la mia pelle e anche la mia fanciulla vanno estremamente d'accordo. E il marchio in questione è Goffin & Banks. Da Pacific Rock Moss a Bohemian Lime, da Blue Cypress e ovviamente al mio preferito, che è White Sandalwood. Scoprirete anche voi nell'intervista al creatore del marchio che uscirà da qui a qualche settimana, che si tratta di un profumo che in Australia usano le spose, il giorno delle nozze. Rosa bianca, pepe, timo e ovviamente sandalo australiano. Per me, gli elementi perfetti per celebrare il connubio fra il gentleman e appunto il macho boy. Sempre ovviamente per me e sulla mia pelle. Prima di salutarvi, dopo quest'ultima fragranza, il tanto atteso annuncio. Se infatti siete soliti ascoltare i nostri video quando avete le mani occupate perché state cucinando, o prima di coricarvi, o anche sui mezzi mentre andate al lavoro, da oggi potete anche trovarli su Spotify e tutte le principali piattaforme come podcast. Ovviamente sempre con il nome Profumi di Nicchia, perché, ahimè, Muschio Selvaggio me l'aveva già rubato qualcuno. L'idea, caldamente suggerita da Rachela, ci è venuta in particolare per i table talk, le interviste, che per forza di cose vengono sensibilmente scremate. E a questo proposito, il primo podcast che troverete è proprio la versione integrale dell'intervista a Federica. È un esperimento, una cosa nuova, magari è un di più, ma sapendo che voi che ci seguite siete molto nerd e queste cose vi caricano un poco, ci siamo detti. Proviamo e vediamo come va. I link li trovate come sempre in descrizione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e magari forniteci suggerimenti su come rendere questo nuovo format più vincente o accattivante. Oltre a questo, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quali altre emozioni possono evocare le fragranze, se c'è un aneddoto particolarmente emotivo legato ad un profumo e chi più ne ha più ne metta. Insomma, tanti compiti a casa questa settimana. Ci vediamo, incrociando le dita, settimana prossima con il video alla rosa. Sempre che non succeda qualche altro imprevisto. Se invece ti è piaciuto sentirmi raccontare i profumi che uso io in prima persona, qualora non l'avessi ancora visto, ti consiglio di guardare questo video.